Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Shiva in questo nuovo video di Cat Quest. Allora, ricordate quel teschio là che mi diceva di andare su, giù, destra, sinistra per trovare questo tesoro? L'ho fatto, ci ho messo 3/4 d'ora, ma non sono riuscito a trovarlo. Alla fine è qui. Vediamo cosa ci dà. Vediamo un po'. Oh, sembra uno smoking. Però, non male. Mamma mia, potentissima, ne valsa veramente la pena. Vediamo di mettercela anche addosso. Vediamo un po'. Dunque, io adesso cosa ho addosso? Vediamo se me la fai vedere. Ho questa. Ho questa che si chiama Matura Teschio. Quella che abbiamo trovato era quella che questa mi dà 24 e 32 di difesa di scudo. Questa mi dà più vita, più attacco 46. Non male, più 46 di magia. Ah, una bella differenza direi. Questo è 24. Io direi che 22 di magia in più, 46 di attacco. Non la disdegno. Perdo un po' di armatura perché ne perdo 32, ma acquisisco più potenza fisica, magica e HP. Ok, mettiamola subito. Allora, vi faccio vedere dov'è che l'ho presa. Comunque nello scorso video ero in quella zona molto impestata, livello molto alto, dunque vediamo se ci arrivo velocemente, tanto adesso volo ed è un gioco da ragazzi. Vediamo, no, non la vedo ancora. Alla fine ho dovuto girare parecchio perché mi ha fatto andare su, giù, destra, sinistra e poi ho dovuto girare molto perché non la trovavo. Ecco, il teschio è lì. Questa qui mi diceva di andare, di fare tutti questi giri, prima andare giù, poi su, eccetera. E qui, qua, ecco qua. Questo qua, quindi se non sapete dov'è adesso, sapete la posizione esatta. Quindi dice di andare esatto, devi andare giù, poi comunque, comunque è facile alla fine, basta segnarsi le varie diciture e la trovi. Va bene, vorrei provare a fare, dunque adesso lui mi dice di andare a fare il drago, vero? Ma non sono ancora preparato per il drago, quindi vorrei fare una, adesso però. Adesso è un altro discorso, la potenza è molto maggiorata. Vedete? Sì, però se magari non muoio è meglio. Scusate. Allora, facciamo così. Sì, è un'altra cosa. La magia è molto molto più potente. Bene, vediamo questa quest. Cosa dice? Livello 70? No, non la farò mai. Vorrei fare un altro livello prima di andare a fare la quest. Che mi dice lui? Facciamo il giro, facciamo il giro, e non mi fa neanche andare, figurati, accidenti a lui. Vediamo un po' una quest più vicina, non la vedo, non la vedo, non la vedo, non la vedo. Vediamo un po' di qua, se trovo qualcosa, se no al massimo andrò in una caverna a fare qualcosa. Ancora non vedo nessuna quest, ormai le abbiamo fatte quasi tutte, siamo verso la fine. Qui quanto? 15, dai, vediamo di trovare uno scrigno. Vediamo un po', ecco qua. Sì, ormai questi ammazziamo come niente. Bene, bene, sono contento e soddisfatto di aver preso quell'item perché mi ha molto aiutato. Sì, è un'altra cosa, capisco che sia livello 15, però bene. Oh, qui una strage proprio, ecco qua, fantastico. Ecco, bene, bene. Vediamo cosa c'è qui di buono. Niente. Bene, adesso prendiamo quello scrigno lì. Madonna, una spadata mi è bastata. Bene, sono contento. Accidenti, non ci voleva. Oh, vediamo cosa mi dai. Prendiamo un elmo. Mi ha dato una corazza. Accidenti. Mamma mia. Più 60 attacco, meno attacco di magia. Non mi interessi, grazie. Va bene, siamo quasi livellati, abbiamo quasi livellato e la cosa mi interessa molto. Vediamo un po', c'è un'altra caverna, la farei. Mi interessa molto prendere gli scrigni perché ci si può trovare qualcosa di interessante dentro. Vediamo, scendi, grazie, molto gentile. Ok, data. Ok, perfetto. Non sono ancora passato, ma vedrete che appena entro qui passerò sicuramente. È un livello 20, non è tanto, ma mi avete detto dove è entrato. Adesso passo comunque di livello e tanti saluti. Vedete qua? Ecco qui. Dai, dai, che ci siamo. Perfetto, livellato. Ottimo. Dunque, qui si fa così, vero? Sì. Fa così. Bene, andiamo.
a vedere cosa ci attende il tutto. Vediamo un po' se riesco a trovare una cosa di interessante, uno squigno, sarebbe ideale. Non lo trovo lo squigno. Dove può essere? Poi mi ha detto che lo squigno c'era, deve essere da qualche parte. Dai, togli il ghiaccio che mi sfugge attualmente. Strano però, molto strano. Allora, deve essere un punto che ci si arriva in un modo diverso. Vediamo se riesco a trovarlo. Non mi sembra niente qua. Qua non mi sembra ci sia nulla. Che non devo... Ecco qua, ti ho trovato. Vediamo un po' cosa mi dai. Oh, questo è interessante. Livello 33, 25 di... E quello che ho io no, è diverso. Vediamo un po'. Io ho questo che mi dà 18 e 18. Questo dà 25 e 33. Beh, aggiudicata. Bene, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso una cosa ottima. L'uscita non mi ricordo più dov'è. Sia, dovrebbe essere qua. Ok, ce l'abbiamo fatta. Andata, eh sì, è stato proficua. Bene, abbiamo aumentato molto il nostro danno. Volevo vedere queste, se riesco a vederle qua. Non ci sono, a quanto mi pare. Andiamo nella Gattapitale e vediamo se riusciamo a fare quella quest. Se no andiamo a fare quella principale e proseguiamo. Qui ce n'è un'altra, dopo lo farò. Sto controllando se vedo un quest, ma non ne vedo. Ci sono molte caverne che vorrei entrare per poter prendere degli item abbastanza soddisfacenti. Non vedo niente. Sì, la Gattapitale, non ricordo però se fosse livello 70. Comunque quella di livello 40 li possiamo fare. Vediamo, 60, no. 60 direi proprio di no. Allora vado a fare queste sotto, va bene. Vediamo un po' dove sono. Là, bene, una qua. Era quella del gatto natale lì, come si chiamava, il giorno del gattale. Ok, questa a livello 50 la posso fare, dopo farò anche quella del gattale. Chiamata per tutti i fedeli di Maut, il momento è vicino. Oh, è quasi il momento di invocare Maut. Volete unirvi a noi gattaventurieri? Beh, sarebbe una cosa gradita. Siete entrambi credenti? Non so cosa risponderà. Forse un po' tuo amico? Micio? Oh no, così non funzionerebbe affatto. Maut merita solo la fede più forte. Ecco, andate presso questi monumenti e apprendete gli insegnamenti di Maut. Maut Tung, ok, uno è qua. E vediamo cosa succede. Prendiamo questa. Miau, non ci avevo mai fatto caso, ma ci sono altre iscrizioni sotto. Maut è stato il primo gatto a parlare e ha cambiato ogni cosa per gatti. È stato un miau oracolo. Mamma mia. Questo lo so, i gatti in passato erano selvaggi, non sapevano parlare, né erano solo in grado di miagolare. Quindi devo andare qua. Beh, adesso volando è un'altra cosa. Ok. Maut insegnò agli altri gatti a parlare e questi sono diventati più intelligenti. Solo parlando? Questo Maut è davvero meraviglioso. Mamma mia, come è difficile pronunciarlo. Allora, vediamo un po' dove devo andare. Qua, oddio, ho usato magia. Maut aveva molti amici, ma la sua intelligenza gli procurò altrettanti nemici. Ricordo vagamente che in passato i gatti erano invidiosi anche di me. Povero Maut. Quindi devo andare più in là. Vediamo un po'. Ok, andiamo a vedere. Maut fu ucciso dall'invidia, divenne noto come il micio dio della conoscenza. Cosa? Questo è gatterribile. Non so perché, ma mi sento solo triste ora. Torniamo indietro. Va bene, torniamo indietro. Dovrebbe essere finita la quest. Alla fine non era così difficile. Andiamo un po'. Vai, vai, vai. A volare è una svolta. Veramente una svolta. Eccoci qua. Allora siete dei credenti ora, gatti amici miei? Sì, sono riuscito a sentire lo spirito di Maut che mi parlava. Mi sembrava quasi di essere lì. E il sangue di drago? Credi ora? Non risponde. Mio orfetto, benvenuti nella fede, amici mautiani. Presto daremo inizio all'invocazione. Unitevi a noi quando arriverà, avrà luogo. Ecco un regalo di benvenuto. Beh, sì, vabbè, dai, diciamo che va bene. Ok. Quindi adesso ci sarà un'altra quest, come immaginavo.
55. Mi interesserebbe perché mi fa livellare parecchio. Dai, proviamoci. Compagni mautiani, riuniamoci nei pressi di lo stretto. Invocheremo Mauth Shaktes. Cavolo, si pronuncia. In qualche modo credo che potremmo davvero funzionare. Va bene. Devo andare là. Beh, là si fa in fretta. Andiamo pure. Vediamo un po'. Ecco qua. Ho sbagliato strada. Ok. Wow. Finalmente ho Fusa preparato tutto. È il momento di eseguire l'invocazione. Miau, in che modo lo faremo? Seguitemi. Va bene, lo seguo. No, lì. Non preoccupatevi, siamo tutti compagni mautiani qui. Miau, aspetta, cosa ci succederà? Niente, è solo un requisito per trovare Mauth. Fidatevi di me, non ho intenzione di fare del male a nessuno. Posizionatevi in quel cerchio lì. Ci aspettiamo che lo facciate. Sapete di cosa è capace il mio amico, giusto? Va bene, io mi sono posizionato. Oh, una... Ah, sta succedendo qualcosa. Immaginavo. Io sono Apeth, l'uccisore di Mauth. Chi osa invocarmi? Fantastico. Oh mio micio Dio, quello è Mauth. E perché non riusciamo a uscire da questo cerchio? Mauth, tu sei... Sei tu? Com'è possibile? Ops, è uguale a me. È molto uguale a me. Mauth, sei tu? Accipicchia, come sei diventato patetico e anche grazioso. Parlate con me, micio eroe? Mi dispiace, ma mi state chiaramente confondendo con un altro gatto. Ma dove devo ammettere, ho qualche problema con la mia memoria. Ah, non dimenticherò mai quell'espressione che avevi quando ti ho dato il colpo di grazia, Mauth. Quindi tu sei quello che mi ha ucciso, cioè che ha ucciso Mauth. Sembra che dovrò eliminarti gattinitivamente, mamma mia. Vabbè, Allora, ok, gli ho fatto parecchio male. Vediamo un po'. Oh, mamma mia, quanto... Oh, l'ho ucciso, mamma mia, è stata dura. Questa non è la fine, Mauth. Vediamo un po'. Oh, che bella cosa. Grazie, amici dei, state tutti... Miau bene, andate tutti a casa. Ok. Per tutti i gatti, sei davvero il nostro salvatore, Mauth. Per niente, sono Spirri, uno spirito custode. Credo che l'invocazione non abbia funzionato allora. Ma Mauth è chiaramente reale, quello spirito malvagio ne è la prova. È vero, continuerò ad affrontare, a diffondere la parola di Mauth allora, grazie. Bene, non mi ha dato niente di che, però almeno ho quasi livellato. Ehi, credi che ciò che ha detto quello spirito malvagio fosse vero? Sono davvero Mauth? Non ha risposto. No, non può essere. Miau, 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 miau. Oh, livellato, perfetto. Non male, non male. Adesso andiamo a vedere a fare la quest del gatto di Natale e dopo ci salutiamo. Dovrebbe essere qui vicino, esatto qui. Adesso questa la dobbiamo fare senza problemi, visto che è un livello 45 e noi siamo 52. Aiutateci a cercare la mia montagna di regali di Babbo Zampetta. La mia montagna di regali di Babbo Zampetta non è una leggenda? Wow, lo era sin a quando non è apparso quel cerchio con questo enigma. In questo gattale Babbo Zampetta ricorda a tutto il genere felino, il tesoro che si è lasciato indietro. Cercate nelle terre innevate, se non vi dispiace, va bene. Dove è la X troverete i regali. Terre innevate, miau bene, ti aiuteremo. Miaunifico, che tu sia benedetto. Ok, andiamo pure nelle terre nevate, che sono in alto a sinistra. Vediamo un po'. Ecco, oh, mi sono bloccato, accidenti. Ok, vediamo che ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Perfetto, volare è veramente unico in questo gioco. Questa potrebbe essere la trappola dell'impostore, amico. Sì, pronto. No, non mi dire che qui c'è il drago. No, non c'è il drago. Va bene, andiamo pure avanti. Ok, ci siamo quasi. Ecco la X. Oh, vedo dei segni qui. Ok,
controlliamo tutti. Tutti cosa? Oh, porca miseria. Questo non c'è niente, questo non c'è niente, questo non c'è niente, e questo non c'è niente. Qui non c'è niente. Oh, oh, cavolo. Aspetta, va là che... Grrr, lo sapevo. Anch'io lo sapevo. Va bene. Ecco qua. Ok, andata. Poi... questo fuori così. Io è riuscito a prendere lo stesso. Vediamo un po', dai, fate un po', accidenti, vi hai fatto benissimo. Ok, oh, lo sei con la botta. Oh, mamma mia. Va bene. Oh, ma sono di livello assolutamente alto. Strano. Beh, non siamo messi male. Ecco, botto, botto. Perfetto. Ci sono davvero regali qui? Mamma mia, quanta esperienza. Miau, hai visto? Hai visto cosa? Oh, andiamo un po' a vedere. Cosa mi dici? Le tracce portano da qualche parte. Ma guarda, altri segni X. Allora andiamo a vedere, ci saranno altre locazioni. Andiamo un po'. Mia, ok, se qualcuno ha voglia di combattere, combattiamo. Non vedo niente, sinceramente. Andiamo, non serve aver paura. Oh, cavolo. Perché ho l'impressione che venga un po' di gente. Chi è questo? E se dicessi no? Brr. Ma che cavolo. Ok, allora. Miau, è apparso un'altra traccia. Vediamo un po'. Oh, ha fatto una X gigante alla fine. Vediamo un po'. È una enorme X. E quindi andiamo al centro. Oh, un altro cerchio rituale. Attenzione, miau. Oh, boh, brr. Di nuovo tu? Ho cambiato idea. Combattiamo, brr. Ma cavolo. Palle di pelo. Preparatevi, amico. Lo sapevo io che andava a finire così. C'è qualcosa nel cerchio. Va bene, guardiamoci. Credi davvero che siano i regali? Miau. Miau. Quindi non ci sono regali. Quindi dobbiamo tornare indietro a zampe vuote. A quanto sembra sì. Va bene, torniamo indietro. E vediamo cosa ci dicono questi della quest. Via via via, che così facciamo molto prima. Sì, è tutta un'altra cosa. Viaggiare volando è veramente un'altra cosa. Si taglia ovunque. A parte che per le montagne. Si vola piuttosto basso, in effetti. Se volasse un po' più in alto sarebbe più... veloce la strada, però dai, non ci lamentiamo. Andiamo un po'. Ecco qua. Oh, scusate, ho sbagliato il pulsante. Ma sbaglio sempre. Ok. Bentornati, avete trovato qualcosa? Miau, miau, ok, è una leggenda dopo tutto. In realtà noi volevamo darti qualcosa. Oh, hai qualcosa, Vicio? Hai dato alla città... gatto, l'erba gatta rimasta. Vediamo un po'. Ci spiace, non è un bel regalo. Grr, grazie molte. Ma siamo isolati qui, quindi non abbiamo mai ricevuto nulla da nessuno. Miau, sì, di nuovo. Vabbè, si è rotto il cerchio, a quanto pare. Ecco qua, anche questo è dato. Gratitudine. Benissimo. Ottimo, un altro cerchio è sparito. Grazie per la tua gratitudine, amico. Siete stati di grande aiuto. Ma c'è ancora un cerchio a Zampet Ovest. Prima di andare accettate questo. Accettate questo. Zampet Ovest. La città vicina allo Zamporto. Ah, quindi a ovest e a sinistra. Va bene. Zampet Ovest è la città più vicina alla città del Zamporto. Mi esso, ok. Bene, allora andiamo là. Qui non mi dai più niente, vero? Ok, è a ovest. Andiamo un attimo. Poi salviamo e ci salutiamo. Bene, bene. A Zamporto Ovest. È qui. Vicino, dove c'era il braccio di ferro lì. Dei gatti. Andiamo un po'. Oh. Eh sì, è laggiù. Andiamo laggiù. E vediamo cosa che quest ci propone. Bene, bene, bene. E infatti c'è una quest. Benissimo. Di livello 60. Il quarto giorno di Gattale. Non la posso fare.
Purtroppo non è alla mia portata ancora. Andrò a fare la quest principale nel prossimo episodio. Bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo video con Cart Quest. Ormai siamo alla fine di questa avventura. Vediamo se riusciamo a trovare la sorella e matare questo drago. Bene ragazzi, vi do un saluto alla Shiva e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.